Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Citroën 2 cavalli Charleston alla scoperta della leggendaria utilitaria francese, edizione De Agostini. La scala è 1 a 8, l'uscita è la numero 91. Le uscite previste per il completamento di questo modello sono 110. Adesso io andrò a fare un video unico, quindi sarà forse un po' lungo, ma andremo a vedere tutti i 5 numeri fino al numero 95. Seguitemi attentamente perché qualche consiglio posso darvelo e se ritenete opportuno usare qualcosa di quello che io vi farò vedere, lo userete, altrimenti il modello è bello così lo stesso, ugualmente. Intanto saluto tutti i miei iscritti, ciao ragazzi, tutte le persone che mi visualizzano e alle persone che non sono iscritte ma mi guardano, sempre che ne abbiano piacere, dico loro questo: iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto. E infine, se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente. Grazie. Questo montaggio è molto semplice, ma va comunque attenzionato, in quanto oltre al pezzo che andiamo a trovare, che è questo, che è la parte interna del montante, quello verticale dove poi andremo a mettere qui il pezzo. Guardate come abbiamo montato questo nel numero 86 della cintura di sicurezza, che andremo a fissare con una vite SP da avvitare nella plastica. Non usate alcun tipo di lubrificante, vi ho spiegato più volte ampiamente le cause che possono derivare dall'uso di un lubrificante sulle plastiche. Mentre invece queste, che sono viti NM, io mi sono già creato tutti i filetti, ho usato un lubrificante, va bene qualsiasi lubrificante. Eccoli qui i filetti che ho creato, ci sono le viti già inserite, sono quattro. Ho fatto la stessa cosa a questa parte, tanto sono le stesse viti che poi andrò ad usare quando monterò la portiera posteriore destra. Bene, allora prendiamo la portiera. Che è questa, guardate che spettacolo questo modello. Ecco qui. Guardate la prima cosa che dovete fare: come dico sempre a tutti voi, non abbiate fretta di montare il modello, curatelo quanto più possibile nei minimi particolari. Allora, guardate, la prima cosa che dovete fare è inserire così la portiera all'interno e accertarvi ovviamente che sia perfettamente inserita. Però una cosa importante da fare è anche tenere premuto qua e fare questo lavoro qui. Se sentite che fa così, è perché è storta la portiera. La dovete guardare e addrizzare. Ma attenzione, il rischio, se non siete capaci, è quello di fare più danno rispetto a quello che dovreste andare a sanare. Quindi attenzione, io sono andato a rimuovermi il vetro e per rimuoverlo la prima cosa da togliere è questo lato qui, però attenzione, ripeto, perché poi rischiate di danneggiare qualche pezzo, solo se siete capaci a fare queste cose. Questo è quello che andrebbe fatto. Una volta fatto questo, e io qui ho trovato problemi che ho risolto,
si mette la portiera così, si ferma con del nastro carta, non mettetela sui filetti anche se sono verniciati, ma è meglio non farlo. Andiamo a metterla sulla parte nera così, e qui piuttosto non mettiamo nulla. Va bene, qui c'è il vetro, però andrei sul filetto, ho paura che non dovrebbe staccarsi, ma io non voglio rischiare. Faccio così, guardate, vi faccio vedere, ecco. Vado solo a rimuovermi le viti NM e vi faccio vedere l'intervento che ho fatto. Ho dovuto andare a consumare parte del foro da tutte e due le parti della cerniera. Perché? Perché i fori che mi davano loro assolutamente mi facevano battere la portiera e non me la facevano aprire. Adesso vi faccio vedere, guardate, così capite proprio quello che voglio dirvi. Ecco, vedete? Guardate, questo è il foro loro, adesso vi faccio vedere, ve lo indico, questo è il foro loro, quindi guardate la vite, io avrei dovuto tirare indietro la cerniera, quindi se voi fate l'errore di montare la portiera così, aprirla e montarla, vedete che adesso sono a filo dei fori. Quando andate a chiuderla non si chiude, se cercate di farla entrare all'interno del telaio rischiate di rovinare la vernice. Ecco perché queste sono prove preliminari importantissime. E infatti quando io sono andato a chiuderla ho dovuto allargarmi e ho usato questa lima proprio, ve la faccio vedere, ma se avete un Dremel va benissimo, meglio ancora. E sono andato ad allargarmi qua, dove appunto mi richiedeva l'intervento. Ok, bene, a questo punto prendo questa parte qui, il montante, abbiamo un perno sopra, lo vedete, che va inserito in questo foro qua. Adesso vado a rimuovermi l'ultima vite delle 4 NM e montiamo questo e poi andiamo a vedere come apre e chiude la portiera. Bene, la prima vite che dovete mettere è una delle due di quelle che bloccano la cerniera, quindi la profondità del perno, poi l'inserimento del perno è comandato solo dalla cerniera, da dove combacia perfettamente la vite che è da vitare nella cerniera. Quindi prendo la prima vite e me la metto sul primo foro in basso. Non stringo tutto. La seconda vado a metterla nel terzo foro partendo dal basso.
E adesso posso proseguire con le altre. E stringere. L'ultima non l'ho ancora messa, come faccio a evitarla? Ecco lì. Dopo una settimana che le avete avvitate, provate a ricontrollarle tutte. Ok? Adesso andiamo a vedere. Avete visto? È perfetta. La linea del filetto, questo con questo è perfetto. La portiera va bene così. E questo montaggio numero 91, adesso vi do conferma, ma dovrebbe essere terminato. Sì, passiamo adesso al fascicolo numero 92. Portiera posteriore destra, che è questa qui, l'abbiamo vista già nel video unboxing. Prendiamo questo, che è il montante interno destro, le viti SP, ce ne servirà una. Poi prendiamo quindi questo e andiamo a sfilare la cintura. Ecco qui, tutto sarà più facile. Quello che abbiamo fatto poi dall'altra parte, quando abbiamo montato il montante interno sinistro. Ecco qui. Vite SP, questo c'è una piccola imperfezione, ecco qui, vedete come è piegato, deve andare verso fuori e mettiamo la vite da questa parte. La avvitiamo.
Arriviamo in battuta, lui rimane rigido, andiamo a svitarlo appena appena. Ecco qua. Bene. E anche questo montaggio è terminato. Passiamo al numero 93. Il numero 93 non è nient'altro che l'inserimento della copertura interna della portiera posteriore destra sul con le viti EM, queste, che io ho già avvitato per crearmi i filetti. E come potete vedere ho anche usato qui le viti che vedremo poi successivamente per le cerniere. Allora, qui ci dice di montarlo, ma io non lo farò perché avendo anche poi il numero 94 e il numero 95 dovrò andarlo a rimuovere per andare poi a montare questa. Quindi farei il lavoro due volte. Quindi questo è fatto. Adesso ci dice però di andare a montare le serrature delle porte posteriori, che sono simmetriche, ma non sono uguali. Adesso vi faccio vedere. Dovete fare molta attenzione. Eccole qui. Queste sono in plastica. Nel video unboxing mi riservavo la risposta alla mia perplessità in merito. Scusate perché sto lavorando, sto cercando di inquadrare, in più devo pensare a cosa devo dirvi. Dicevo, in merito al fatto che forse le portiere si chiudevano semplicemente per pressione e basta. Però probabilmente, ma lo vedremo dopo, queste forse saranno le molle della serratura, ma non dico nulla perché, ma se, perché magari sbaglio, ma se così fosse, sarebbe davvero forte la cosa. Allora, guardate, adesso io vado a occuparmi della serratura posteriore sinistra, dove io sono già andato a mettermi le viti GM, eccole qui, le viti GM. Vado quindi a svitare perché queste metallo mi sono creato il filetto. Qui in questo filetto non ho usato il lubrificante perché le viti sono entrate abbastanza bene. Mi sono creato il filetto senza lubrificante. La stessa cosa ho già fatto anche da quest'altra parte qui, vedete? Per l'altra portiera. Allora, guardate bene. Aspettate perché sposto questo pezzo, altrimenti mi metto a fuoco quello e questo davanti non riesco a farvelo vedere bene. Sto guardando le istruzioni, eh? Perfetto. Allora, guardate. Questi due pezzi sembrano uguali, no? Uno li mette così, ma va bene anche questo, perché vedete che ha la forma a mezzaluna. Non sono diritti, no? Però c'è una bella differenza e adesso ve la faccio vedere. Che consiste in questa inclinazione. Quando
Quella che noi dobbiamo usare nella portiera posteriore sinistra è questa sulla sinistra. No, scusatemi, scusatemi, scusatemi. Questa sulla sinistra. Pensavo di averle messe correttamente, invece no. Ecco qui. Quella che dobbiamo usare nella portiera sinistra è questa sulla sinistra. Guardate questa linea qui che va verso l'alto. Mentre invece questa linea qui, oh mamma mia, va verso il basso, vedete? Guardate la rima, l'inclinazione di questa linea qui. Questa va verso il basso, questa va verso l'alto. Spero di essere stato chiaro. Quindi scartiamo questa e andiamo a prendere quest'altra dove la linea va verso l'alto. Bene. Adesso c'è poco da dire, devo solo avvitare le due viti. Non esagerate a stringere, ecco perché vi dico di crearvi i filetti, perché se voi vi create i filetti, la vite girerà libera e quando andrà contro la plastica, ve ne accorgete subito perché diventa più dura. Quindi date ancora un quarto di giro e basta, altrimenti rischiate di rompere la plastica. Adesso vi faccio vedere come deve essere, così lo vedete anche voi. Ecco, guardate, vedete? Questo va verso l'alto. Mi raccomando, eh? Questo sarebbe andato verso il basso. Guardate la linea superiore della lima, mentre l'altro è così, questo è così. Attenzione a non sbagliare. Bene. Io monterei anche l'altro. Vediamo. Perché è la stessa cosa. Sì, infatti mi fanno montare anche l'altro e così faccio. Monto anche l'altro. Perfetto. E anche questo montaggio è terminato e passiamo subito al numero 94. Controllate anche da questa sezione che la plastica si è completamente imbattuta contro il metallo. Perfetto, così va benissimo. Vi faccio vedere anche quest'altro come deve essere, ma se avete messo correttamente il primo, per esclusione,
questo va qui. Bene, adesso numero 94, ecco qui. E qui ragazzi c'è da sudare. C'è da sudare perché non hanno fatto un bellissimo lavoro sui vetri, eh? Bisogna dirlo. Abbiamo quindi la cerniera. Poi troviamo questa parte interna della serratura che non useremo in questo montaggio, ne abbiamo trovate altre nei numeri precedenti, mettiamola da parte. Due serie di viti. Le cuppie da avvitare nella plastica e le DM da avvitare nel metallo. Ecco qui. Do solo un'occhiata. Qui però. No, c'è qualcosa che non mi torna, un attimo solo. No, hanno sbagliato. Ci sono però le QP. Un attimo, controllo solo una cosa. No, è corretto. Ci sono le DM e le QP. Perché le M che vedevo qui in realtà sono quelle che abbiamo già trovato nell'uscita precedente. Infatti le QP le mettiamo da parte. Perché probabilmente sono le viti che poi dovranno attraversare questa cerniera metallica per mantenerla in posizione. Quindi adesso io vado a svitarmi queste viti che sono le EM. Vi ricordate che le avevo messe precedentemente per crearmi il filetto? Vado a svitarmi le quattro viti DM, queste, e sia per questi filetti che per questi ho usato un lubrificante. Come vi ho detto anche nel video unboxing, può capitare che le viti siano un millimetro più lunghe, anche soltanto una. Può capitare, ragazzi, controllatele bene. Qual è il rischio? Il rischio è che se è un po' più lunga, la vite spinge troppo il metallo e ve lo fa uscire da questa parte. Attenzione. Bene, cosa facciamo? Facciamo la stessa prova che abbiamo fatto prima, vi ricordate? Prendo questo, lo inserisco, ecco qui. Abbiate pazienza, l'inquadratura è quella che è. E poi faccio questo lavoro qui, vi ricordate? Va benissimo perché un minimo ci deve essere. Quindi questa prova è andata bene. Io vado a montarmi adesso la mia cerniera. Ok? Che va montata così. Quindi prendo le quattro viti DM e mi avvito la cerniera. Se avete piacere di darmi un'ulteriore mano per la crescita del canale, e io ovviamente non potrò che esservene grato, condividete i miei video nei gruppi dedicati e
E questo sicuramente, anche se la pubblicità dà fastidio, ma è l'anima del commercio, non potrà che almeno farmi arrivare un iscritto. Piano piano, non dovete esagerare a stringere, perché se vi si rompe una vite qua dentro, fate sostituire il pezzo perché non ne venite a capo. In realtà c'è la possibilità, ma è un discorso. Bisognerebbe fresare dove c'è il foro, prendere uno stucco metallico, riportare tutto in piano e rifare il buco. Fate prima sicuramente a riordinare il pezzo. Ecco qua. A questo punto vado adesso a montarmi il pannello, ma prima di montare il pannello, vi ricordate? Vi ho detto di fare la prova come abbiamo fatto nell'altra portiera. Io l'ho già fatto e so che qui va bene. Nell'altra avete visto, ho dovuto intervenire, qui no. Se siete fortunati, vi vanno perfette tutte e due le portiere e non dovete fare nulla. Ma qualora non lo foste, sapete cosa fare. Sto intanto svitando le viti MNM, eccole qui. Perfetto. Inserisco la portiera delicatamente, metto due viti sulla cerniera per bloccarmi la porta e controllo e poi monto tutto, altrimenti intervengo come ho fatto prima. Se perdete queste viti, sempre che abbiate fatto altre collezioni, potete mettere le viti IM, Imola Milano, perché sono le stesse viti NM di questa collezione. Già questa informazione vale un'iscrizione, ragazzi. È un lavorare in più, ma è un lavorare bene. Adesso tenete sempre la portiera, mi raccomando. Chiudiamo il modello e proviamo a vedere se apre e se chiude bene. Se apre e se chiude bene, io posso evitare tutto, altrimenti devo intervenire. E guardate. Perfetto. Posso montare tranquillamente il modello. La mia portiera al modello. Allora, un attimo perché io controllo prima di dirvi le cose. Sto guardando il fascicolo numero 95 adesso. Sì, il vetro me lo fa montare nel 95. Va bene. Allora, adesso non devo fare altro che svitarmi nuovamente queste due viti. Mi monto il pannello interno. Monto questa traversa interna destra, questa qui, e la copertura della portiera. Però no, non me la fa montare, stavo pensando, ma se io mi monto la copertura, poi vado, sono scomodo a montare il vetro, e infatti non me lo fa montare, me lo fa montare nel 95. Il numero dopo, quindi ci fermiamo con la copertura della portiera. Bene. Schiacciate bene solo sui perni e avvitiamo le quattro viti, che dovrebbero essere le viti EM. Vediamo un attimo. Sì, viti EM.
rende un po' troppo poco questa vite. E non va bene. Controllo le altre, perché non è detto che siano tutte uguali, ve l'ho già spiegato. Allora, forse ho capito il problema. Spero che non sia la maniglia lunga, altrimenti devo tagliare il perno un po'. Proviamo. No, no. Questa vite la devo sostituire. Adesso trovo una vite che vada bene. Metto pausa, trovo una vite e vi dico qual è la vite che ho trovato, che va bene ovviamente. Ma questa non va bene. Provo intanto le altre, mi avvito le altre. Mi accerto che me ne serva solo una. Questa va bene. E questa invece no. Proviamo. Niente, torna su, niente. Vediamo un po', dai, metto pausa, vediamo cosa riesco a trovare. Allora, guardate ragazzi, io la vite l'avevo trovata, ma era della collezione Iron Man, quindi è inutile che, ve lo dicevo, dovesse capitare anche a voi. Allora, guardate, io ho preso una punta da 3,2 mm. Sono andato con molta delicatezza, perché non dovete attraversare il foro, a fare questo. Vedete? Poi inserisco la vite e proviamo. Ecco, è perfetta. Scusatemi, ho il mio gatto tigrato europeo che fa 3 anni questo mese, si chiama Michelangelo, che mi sta quasi mangiando i fili della Citroen. Dove vai, amore? Dove vai? No, 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 amore mio. Vai, vai, amore. Vai, che già i miei video fanno quello. Sono quello. Va. Non saltare nel cubo box che mi rompi tutto. Se ogni tanto sentite una pausa è perché sto controllando il gaioffo qua dietro. E l'altra vite, eccola qui.
controllate che nessuna vite vi abbia spinto fuori la porta, mi raccomando. Il metallo, fate attenzione. Mamma mia, scusatemi ragazzi. Michelangelo, amore, dai, fai il bravo. Poi ti faccio entrare nel cubo dopo, dai. Vai, amore mio. Solo chi ha un gatto sa cosa vuol dire. Allora, vediamo, dovrebbe essere terminato anche questo 94. Sì, è terminato. Questa è la portiera e adesso viene uno dei lavori più brutti, secondo me, che hanno fatto in quest'auto. Il sistema vetri. Allora, nel 95 troviamo il portellone, bellissimo, tutto in metallo, guardate il logo Citroen, la maniglia funzionante, con dietro il sistema di aggancio, ecco qui, però questo per adesso lo mettiamo via perché non ci servirà in questa sessione di montaggio, ma nelle successive. Quindi ecco qua, è tornato. No, eccolo lì. Ma come si fa a lavorare con, lavorare si fa per dire quando si becca un centesimo, come si fa, amore, a andare avanti con questo? Non mi considero neanche. Allora, andiamo adesso a fare la cosa più antipatica, che è quello di mettere, che è quella di mettere il vetro all'interno del telaio. Prima, cosa fai? Lascia stare l'angioletto, lascialo qui. Fai il bravo. Prima di mettere il vetro all'interno, va bene, fai quello che vuoi. Andiamo a levare tutte le imperfezioni, mi raccomando. Altrimenti non vi potrà mai stare dentro in battuta perfettamente. Ok, qua è perfetto, va bene. Adesso viene il bello. Adesso andiamo a inserire il vetro all'interno qui. Facciamo una prova, ok? Dobbiamo inserire, guardate, prima la parte bassa. Faccio un'imperfezione ancora. Ecco dall'interno. Fastidio. Un attimo che vedo se riesco a togliere, non so se si vede, ma non credo. C'è una cosa che mi dà fastidio qua. Vedete? Aspettate. Ecco, un attimo solo. Sono riuscito ad eliminarla, ma non quanto avrei voluto, ma non voglio rischiare di fare più danno.
qui. Allora, mettiamo prima questo, 1, 2, 3 e per ultimo questo qui con la flessione interna. Però vedete, qua sopra c'è un pezzo di plastica che non c'entra niente con l'unghia e questo sicuramente può bastare a determinare la rottura del vetro e va tolto. Assolutamente. Ecco, qui ce n'è un altro. Ve lo faccio vedere. Fate attenzione a queste cose. Guardate, vedete che non è perfettamente lineare sopra? C'è almeno mezzo millimetro di plastica da togliere. Questo assolutamente non va bene. Noi dobbiamo considerare. Sto cercando di mettere a fuoco. Ecco, dobbiamo considerare buono questo. Qua dove c'è il gradino, vedete? Va tolto. Posto, qui a posto, qui anche, qui. Sono lunghi i video, ma spero possano servirvi. Ecco qui. Ed è comunque difficoltoso inserirlo, eh? Non è una cosa semplice. Allora, proviamo un po'. Mi viene già male di pancia a vedere queste cose così. Il fretto qua è entrato. Adesso dovrebbe entrare anche questo, però è molto difficile da fare entrare questo. Provo una volta soltanto, sperando che non mi si rompa la plastica. No, 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 no. Non provo neanche una volta. La sfilo. Consumo un po' questa, assolutamente, so già che si rompe, so già che si rompe, non ho neanche da provarla. La consumo ovviamente quanto basta e comunque lascio lo spazio per avere il bloccaggio dietro, do lo scivolo per l'inserimento. E anche così che mi sto agevolando, non è facile. Il mio gattino sta partendo per il mondo dei sogni nelle braccia di Morfeo. Ecco così. Ecco così. Poi tengo in giù il vetro, inserisco l'altro dito dentro e fletto. Facendo spinta contraria con questo dito e faccio entrare questo qua dentro. E adesso quest'altro. Madonna. Che brutto lavoro che hanno fatto qua. La De Agostini che ha progettato è veramente orribile questo sistema. Io posso anche fletterlo e riuscire a metterlo. Il problema è che si può spezzare qui. Perché queste plastiche non è che siano chissà che plastiche, eh. No, io lo consumo ancora, ma assolutamente. Tanto a me basta che prende una. Faccio una prova. A me interessa che prenda. Fammi vedere qui quanto prende dietro quest'unghia. Così prende già bene, ma non andrei più a toccarla a questo punto. Se facessi al contrario non riesco. Vediamo. Ma no, non posso metterlo al contrario, è impossibile. Facciamoli entrare tutti e due insieme allora, proviamo. Madonna.
Madò, ragazzi, mi si rompe qui davanti a voi. Io lo so. Che lavoro, ragazzi. Così, e lo scivolo di qua. Scusate, soffio ovviamente perché non devono esserci residui all'interno, vi volevo solo far vedere come sono intervenuto. Vedete? Perché si spezza, sapete dove? Qua. Si spezza qua sotto. Se fate troppa flessione, si spezza qua sotto. Proviamo adesso. Madò, ancora ragazzi, è troppo duro, ragazzi. È troppo duro. A me queste cose mi danno il nervoso perché dico, ma perché non farlo meglio? Comunque devo inserirlo, ormai c'è poco da fare. Vediamo, dai. O ce la faccio o si rompe, non posso fare nient'altro. Oh, ce l'ho fatta. Ma ce l'ho fatta perché ho fatto quell'intervento, ragazzi, altrimenti a molti di voi si sarà sicuramente rotto. Ecco qui. Perfetto. E anche dietro l'unghia prende benissimo. Allora, a questo punto vado a mettermi anche questa porta. Quindi prendo un pezzo di nastro, faccio la stessa cosa che ho fatto prima con l'altra. Così. Mi fa morire mio amore. Amore mio, ecco qua. Così. Bene. Adesso inserisco questo perno qui in questo foro sopra, come abbiamo fatto prima. No, no. Cosa fai? Gioca con questo, te. Ok. Ricordatevi come prima le prime due viti, quelle delle cerniere, non le altre. Quindi l'ultima in fondo. La terza da sotto, quindi ne saltate uno. E avvitate. Facciamo la stessa cosa con le altre due viti dove le ho messe. Eccole qui. Com'è particolareggiata questa auto, ragazzi, bellissima. Stringo questa, la prima e la terza. E provo l'apertura e la chiusura. E poi stringo tutto, se va bene.
Ecco. È perfetta, guardate. Perfetta. Posso stringere tutto e anche questo l'abbiamo fatta. Anche qui ricordatevi, quando vi arriva la settimana dopo l'altro fascicolo, controllatele tutte. Adesso penso che abbiamo finito il montaggio. Do un'occhiata. Sì, il montaggio è terminato. Guardate che spettacolo, che bella. È veramente un modello splendido. Se vi piace questa leggendaria macchina, sicuramente. Cosa fai? Guardate che unghie. Che hai, mio amore, guardate. E ho dovuto spuntargliele. Guardate che artigli. Sei bellissimo, amore mio. Bene, ragazzi, allora è durato un'ora, ho fatto 5 fascicoli. Io vi ringrazio del vostro tempo, grazie a tutti. Adesso faccio soltanto l'immagine della copertina. E poi se avete piacere e volete aiutarmi a crescere, iscrivetevi e attivate la campanella. Così ogni video che farò sarete avvisati. Ciao a tutti ragazzi, un abbraccio a voi, un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. E vi ringrazio sempre, sempre del vostro tempo. Ciao a tutti.